Salve a tutti ragazzi, sono Sticky Life e ben ritrovati in questo nuovo video dove parleremo ancora una volta di Olimpiadi. Sì, lo so, vi ho rotto un pochino con queste Olimpiadi, però è un fatto abbastanza importante dove vediamo come protagoniste la squadra di Fioretto che proprio 5 minuti fa ha vinto la medaglia d'oro contro la Russia. Le protagoniste sono sempre le stesse tre, quelle che hanno vinto anche al Fioretto individuale, sono Valentina Vezzali, Arianna Enrico e Elisa Di Francisca. Che hanno battuto la Russia ben 45 a 31, 45 punti a 31 su scherma, sul fioretto a squadre. Fa caldo, fa abbastanza caldo. E comunque, oltre a parlare di questo qua, parliamo un po', cioè, parliamo sempre di questa cosa, però diciamo un po' i fatti come sono andati. Allora, primo incontro Valentina Vezzali contro Deriglia Glazanova, ma manco so come si dice, però so solo che Valentina Vezzali ha vinto 5-2 e quello me basta e avanza. Poi al posto di Valentina Vezzali subentra Arianna Enrico e anche al posto di Deri Glazova entra un'altra che è Korobei Nikova, ma non so, sono nomi russi, ma che me che me frega, ha vinto l'Italia. E Arianna Enrico vince anche questo set, anche se non è un set, però vabbè, 5-3 ancora per l'Italia. Poi al posto di Arianna entra Elisa Di Francisca e al posto di Korobei Nikova entra Caneva, ma che ne so io. Vabbè, e Elisa Di Francisca vince 5-1. Comunque andando un po' avanti a betti beccare, sì, betti betta, betta. Basta, vabbè, andando un po' avanti con l'incontro, alla fine si scontrano Valentina Vezzali contro il nome che ho detto poco fa, Korobei Nikova, boh, Nicola, e vince Valentina Vezzali, cioè non è che vince, stava perdendo in teoria, stava perdendo 6 a 4, però con l'ultimo punto arrivavano a 45 punti, così da far raggiungere l'obiettivo che è la vittoria a 45 punti, appunto. E quindi ragazzi, è così, un'altra medaglia d'oro oltre a quella di argento che ha vinto il kayak sul kayak. Non lo so, sì, una medaglia d'argento sul kayak. Vabbè, più di questo ragazzi, non so che dirvi. Iscrivetevi se volete altre novità sulle Olimpiadi oppure non lo so, fate quello che volete. Ciao a tutti ragazzi da Sticky Life.